amici telespettatori, in questa nuova puntata pre-natalizia vogliamo parlarvi di alimentazione, di bellezza e vogliamo farlo con il dottore Giovanni Alberti, che è un nostro ospite, già presente in altre nostre puntate, e il dottore Ettore Damiani. Benvenuti. Oggi siete qui, vigilia di Natale, per parlare ai nostri telespettatori di cosa? Appunto, noi vogliamo parlare un pochettino di come affrontare questi giorni di festa e come eventualmente rimediare a qualche errore che si possa commettere. Però prima raccontiamo che è stato proprio del mese scorso un importante congresso qui a Palermo, che sono state le Seste Giornate Siciliane di Medicina Estetica, dove si è parlato di nuove tendenze, di nuove linee guida. Ecco, alla luce di questo convegno, cos'è che ne è risultato? Allora, la prima cosa che è stata importante per noi è stata quella innanzitutto di riunire qui il GOTA della medicina estetica, della SIME, dal professore Bartoletti, che è il presidente della SIME, a quasi tutto il consiglio direttivo. Abbiamo avuto una bellissima risposta da parte del pubblico, dei colleghi, da parte delle società scientifiche che ci hanno affiancate, la SIF, l'ANSISA, la SIO. Da queste sono venute fuori dei consigli e delle novità per quanto riguarda la medicina estetica e quindi i trattamenti di benessere, per il benessere, i trattamenti dal punto di vista dell'alimentazione. Abbiamo parlato di apparecchiature, abbiamo parlato di metodologie conclamate, abbiamo cercato di fare un po' il punto della situazione e di andare avanti logicamente nella nostra... Come chirurgia estetica e medicina estetica in questo congresso cosa è stato affrontato di nuovo? Beh, di nuovo è abbastanza poco, ma comunque quel poco è stato molto incisivo, perché abbiamo parlato di nuove metodologie, come diceva il collega Alberti, per quanto riguarda la chirurgia estetica minimalista. Quindi abbiamo parlato di un apparecchio come il Vaser, che si propone di trattare determinate strutture del corpo, come le braccia, come i fianchi, l'addome, dove non solo c'è l'accumulo di tessuto adiposo, ma si può anche intervenire sulla flaccidità dei tessuti. Da un punto di vista chirurgico del viso, ci sono state delle belle presentazioni circa le nuove tecniche di biodermalizzazione, si è parlato molto anche dei nuovi lifting, e c'è stata una bella presentazione a proposito dei lifting minimalista, che è probabilmente il lifting del futuro. Ecco, questa mi sembra che sia una tendenza, quella di minimizzare quelli che sono proprio degli interventi e soprattutto di stare molto più attenti a quello che è un'estetica legata alla salute. Ecco, com'è cambiata la cultura della medicina estetica? Allora, la medicina estetica nacque con l'intento di essere soprattutto una medicina preventiva. Quindi pensare soprattutto ad evitare i danni del fotoinvecchiamento, i danni appunto da radicali liberi, delle problematiche che possono venire in una società che va sempre più veloce. Ma proprio per questo motivo ci si è dovuti adattare, si è dovuti aggiornare anche con dei trattamenti medici e chirurgici, come diceva il collega. Dal punto di vista medico, molto spesso appunto le persone non vogliono affrontare l'intervento chirurgico, neanche quello minimalista, e allora si sono sperimentate delle metodologie. Parliamo di fili di trazione, parliamo di apparecchiature come gli ultrasuoni focalizzati, parliamo della criolipolisi, che possono appunto sostituire un intervento chirurgico vero e proprio. Da questo punto di vista, la chirurgia estetica ha cambiato un certo modo di approcciarsi con il paziente? Decisamente sì. Oggi i chirurghi estetici non sono più portati ad essere molto invasivi. E discutono molto di più con i pazienti, affrontano meglio le richieste e soprattutto oggi siamo più in grado di valutare le reali aspettative dei nostri pazienti, perché è chiaro che attraverso i canali mediatici si è un po' troppo parlato di metodiche di interventismo eccessivo, però oggi si sta un po' facendo il punto della situazione e molti interventi sono ridotti proprio al minimo da un punto di vista dell'invasività, con dei risultati
se non sovrapponibili, addirittura migliori di quelli precedenti. Poco prima che iniziasse la nostra puntata, parlavamo proprio di cultura della medicina estetica e si parlava anche che spesse volte voi da medici vi rifiutate di eseguire degli interventi particolarmente anche che trasformano quella che è le sembianze vere e proprie. Eppure c'è questa richiesta anche nella nostra città, nella nostra regione, e vediamo in giro sempre più degli eccessi anche a livello di riempimento, di collagene. Ecco, perché secondo voi c'è questa frenesia? Beh, innanzitutto penso perché ci sia troppa pubblicità di questo tipo di immagini in televisione, parliamo di queste trasmissioni dove le persone devono in pochissimo tempo guadagnare quello che una volta gli attori o i cantanti guadagnavano con lunghi anni di tirocinio. Invece con queste trasmissioni, questi real, loro cercano sempre di guadagnare tempo e si devono mettere più in mostra. Però, così come ha detto il nostro presidente, il professore Bartoletti, durante la lettura magistrale con cui ha introdotto il congresso, è un buon medico estetico deve fare una corretta diagnosi e deve rifiutarsi appunto di portare avanti certi canoni che non sono adeguati a una sana bellezza che deve essere appunto espressa senza essere particolarmente volgare e visibile. Anche perché, diciamolo, dottore Damiani, quello che noi vediamo in TV, poi quando invece lo vediamo per la strada, ha un impatto completamente diverso. Decisamente sì, è una caratteristica dell'essere umano, quello dell'apparire. L'apparire con il trucco è chiaramente attraverso i filtri della televisione o comunque dei sistemi mediatici. Non è la stessa cosa della realtà. Nella realtà bisogna considerare che non c'è solo la statica dell'immagine, c'è il movimento, c'è la mimica facciale. Tutto questo chiaramente può alterare la fisionomia o la fisiognomica di un soggetto che precedentemente probabilmente aveva segni di invecchiamento, aveva segni di disarmonia del volto magari, che però vengono corretti in qualche caso in maniera eccessiva. Quindi bisognerebbe avere sempre un attimino la cultura dell'attenzione e di non andare oltre, perché ad aggiungere c'è sempre la possibilità e a togliere che diventa poi difficile. Quindi non vogliamo però adesso parlare di eccessi, ma vogliamo parlare di stare bene in salute, mens sana in corpore sano, e quindi anche di metodi per cercare di stare bene nel proprio corpo. E tutto questo coinvolge anche quella che è l'alimentazione, e quindi diete, non diete, attività fisica. Ecco, tutto questo è una sfera che fa parte oggi sempre di più di quello che è una medicina estetica a 360 gradi. Certamente, appunto, noi parliamo sempre di corretti stili di vita che possano portare il soggetto a star bene con se stesso, nel suo ambiente e nel rapporto con gli altri, e quindi deve logicamente cercare di correggere quelli che possono essere i più comuni errori, un eccesso di carboidrati, soprattutto quelli ad alto indice glicemico, come il pane e la pasta, che non vanno demonizzati ma che vanno usati attentamente, e soprattutto quelli di qualità. Oppure dal punto di vista dell'attività fisica, non basta fare una corsetta la domenica, perché certe volte potrebbe essere dal punto di vista muscolare e articolare più pericoloso, ma bisogna fare un adeguato movimento giornaliero, almeno mezz'oretta al giorno di attività di tipo aerobico, a cui si può affiancare anche una certa qualità e quantità di attività muscolare per disegnare il corpo. E poi logicamente quelli che possono essere, come accennavamo prima, dei trattamenti di cui magari può parlare il mio collega. Che trattamenti si possono a questo, ovviamente, coadiuvare a tutto questo nuovo modo di concepire la bellezza? Beh, i trattamenti sono adesso di diversa tipologia, parliamo del drenaggio meccanico come la tecnica endermologica, o endosphere, il massaggio drenante, anche la terapia idropinica, cioè l'assunzione di una certa quantità d'acqua durante il giorno, che predispone anche al miglioramento delle terapie topiche, come può essere la mesoterapia drenante o la mesoterapia lipolitica, con le quali noi possiamo in qualche modo dare delle risposte abbastanza tangibili
a situazioni che magari nell'immediatezza anche delle feste, delle festività, dove la sovralimentazione chiaramente può comportare un accumulo di tossine alimentari, può essere utile associare, quindi non solo quello che diceva il collega, che è sicuramente fondamentale, quindi proporzionare l'assunzione di certi elementi come i carboidrati, ma non solo, anche i grassi, eccetera, che in queste giornate della festività ne vedremo abbondantemente su tutte le tavole, e cercare poi di non ricorrere a quelle che sono metodiche come la corsa il giorno dopo per cercare di fare, di smaltire ciò che hai fatto il giorno prima. Quello non va bene, perché si innescano una serie di meccanismi biochimici che è meglio evitare. Da un punto di vista proprio pratico, quindi mesoterapia, drenaggio, assunzione di una buona quantità di liquidi, sostanze alcalinizzanti per evitare l'acidificazione dei tessuti, perché alla base poi di quello che noi chiamiamo gonfiore, okay, sia addominale che in senso lato. E quindi questo è abbastanza già un qualcosa di fattivo. Sostanze alcalinizzanti, cioè di che cosa parliamo? Principalmente parliamo di sali minerali come appunto il magnesio, il potassio. Cioè questi sono indispensabili? Sono indispensabili perché hanno diversi tipi di funzioni. Il magnesio per esempio si ritrova in tantissimi processi enzimatici, quindi alla base del metabolismo del nostro organismo. Il potassio ha una certa funzione dal punto di vista sia dell'alcalinizzazione ma anche della contrazione muscolare, quindi utile per recuperare i liquidi persi e quindi migliorare la performance sportiva sia nell'atleta ma anche nel soggetto che fa sport soltanto dal punto di vista dilettantistico. E altri sali minerali importanti possono essere il calcio, che va abbinato comunque alla vitamina D. Si è scoperto oggi come oggi l'importanza della vitamina D, che non è soltanto per le ossa ma è anche per il cuore, per i vasi, per la pelle. E tutto questo logicamente va dimensionato e prescritto da un medico che sappia dare il giusto dosaggio di questi elementi nel momento in cui ha fatto dei controlli, degli accertamenti e se ne nota una reale carenza. Tutto questo adesso, cioè, il dottor Alberti parlava proprio di medici e medicina, perché spesse volte invece molti ciarlatani invece si fregiano di questo titolo, consigliando magari delle procedure, degli interventi che invece vanno fatti da mani esperte. Ma è vero quello che lei sta dicendo, perché soprattutto nell'era di internet, di dottor Google, eccetera, c'è anche una grande voglia di far da sé. E talvolta si compie qualche errore di tipo metabolico, perché l'assunzione di sostanze che vengono definiti poi integratori, e sotto questa espressione integrazione c'è tutto un mondo sommerso che bisogna conoscere bene, e già sfugge anche a noi operatori sanitari talvolta la bontà di alcuni integratori. Quindi è sempre bene confidare nella fiducia di un medico, nella conoscenza di un medico, e poi interfacciarsi con il mondo scientifico affinché queste sostanze che noi definiamo integratori, che poi molto spesso sono dei veri e propri farmaci, possono essere dannosi per la nostra salute, perché implicazioni di alcune sostanze, ad esempio sulla funzionalità tiroidea, sulla funzionalità renale, e non solo, dico adesso ho citato solo questo giusto per parlare. Quindi questo è fondamentale. Ci sono poi delle tendenze eccessive di ciarlatani, come le definiva lei, o come osiamo definirle noi, in cui spesso si finisce per credere che basta una tisana, basta un modo alimentare sbagliato, il digiuno intermittente non associato ad un ripristino delle funzioni biologiche, che possono portare dei danni intracellulari. Bisogna ricordare, e concludo, ci sono delle sostanze come le ha citate il collega, il magnesio, il calcio, eccetera, o la vitamina D stessa, che non è manco una vitamina, è un ormone in realtà, e questa è una scoperta recente, che accendono quelle sostanze, quelle particelle che si chiamano mitocondri, che sono intracellulari, che sono le centraline energetiche delle cellule. Quindi molto spesso integrare o assumere anabolizzanti perché ti fanno dimagrire è un grande errore metabolico, ma soprattutto è un grande danno medico. Ecco, questo è importante dirlo. Ma noi adesso vogliamo fare giusto una piccola pausa e ritorniamo subito dopo. Rimanete con noi, grazie.
Diamo voce alle vittime, perché non siano più vittime. UNAVI, Unione Nazionale Vittime. Noi non molliamo. Nella storia di una nazione giunge un momento in cui l'anima del popolo si ridesta, si rivolta e dice basta. Siamo il paese dell'arte, siamo il paese della cultura, siamo il paese della bellezza. Non possiamo dimenticare la nostra cultura e la nostra identità in questo momento di globalizzazione delle menti. Noi lanciamo oggi, qui al Teatro Manzoni di Milano, un nuovo movimento, una confederazione di associazioni culturali, di fondazioni, di artisti, di intellettuali, di giornalisti, di imprenditori che vogliono rilanciare il nostro paese dal nostro patrimonio artistico culturale. E bentornati amici telespettatori, siamo giunti al nostro ultimo quarto d'ora dedicato alle feste natalizie, alla salute nelle feste natalizie. Oggi è la vigilia di Natale, abbiamo parlato del congresso della medicina estetica che è stato proprio il mese scorso e adesso vogliamo parlare di Cenoni, che è veramente un dramma perché già questa sera ci sarà il primo round. Allora, oggi vigilia, dovrebbe essere dimagro, domani cenone di Natale. Cosa dobbiamo dire ai nostri telespettatori che avranno il loro fegato a dura prova? Allora, sicuramente non possiamo proibire di festeggiare queste feste, anche se la prima delle feste, quella di domani, è una festa più, dovrebbe essere più religiosa che mangereccia, ma purtroppo oramai sappiamo che la tradizione vuole che nella riunione di famiglia si deve fare... Il cibo è convivio. È convivio. Ma purtroppo se si abusa diventa poi anche una porta aperta verso le malattie, dal diabete all'ipercolesterolemia, ad altri tipi di malattie. Allora, qual è la media di calorie che... probabilmente assumeremo in queste feste una media. Andiamo oltre le 10.000. In tre giorni siamo... Ah, ecco, sì, giornaliere, magari io parlo di 3.000-3.500, cioè, giornaliere, siamo, sì. Che per un atleta che fa 24 ore diciamo di allenamento in due giorni sicuramente potrebbe essere anche poche, ma per un soggetto sedentario come quasi tutti sicuramente sono in eccesso. Come accennavamo prima, l'eccesso è soprattutto di alcuni tipi di cibi, i carboidrati e i grassi. Allora, anche dicevo, gli zuccheri. E i carboidrati e zuccheri sì, sono... perché io pensavo ai dolci già. Esatto, i dolci, sì. Perché sono pieni anche di grassi, c'è cioè il burro. Passate, cannoli, panettoni, oddio. Come dicevo, non possiamo evitare questo, però possiamo cercare di limitare le quantità, possiamo cercare di evitare di assaggiare proprio tutto, scegliamo qualcosa che ci piaccia di più o qualcosa che non abbiamo mai mangiato. Alcolici, e vogliamo gustare. Il vino. Champagne, spumanti, amari. Se andiamo avanti così, appunto, andremo incontro a determinate tipi di problematiche che poi cercheremo di risolvere nei giorni ma successivi. Ma in questi casi, allora, se io so che stasera ho la mia cena prenatalizia, cosa devo fare oggi? Non mangiare nulla? Meglio, no? Beh, allora, non mangiare nulla non è corretto, soprattutto per alcuni soggetti che magari, come diceva il collega, hanno problematiche di carattere metabolico. Il diabetico non lo puoi lasciare digiuno, ma sicuramente puoi gestire meglio l'alimentazione frazionandola durante il giorno, evitare che in una serata come questa, chiaramente dove in molte famiglie si celebra la vigilia di Natale, seguendo le usanze di ogni città, ci sarà un po' di frittura. Ecco, ad esempio, da noi si usano molto le fritture, le pastelle. Ecco, questo chiaramente non è soltanto ipercalorico da un punto di vista proprio schiettamente calorico, ma sono anche pesanti da un punto di vista epatico.
quindi chiaramente le fritture... Come possiamo aiutare il nostro fegato? Ecco, cercando di utilizzare anche delle molecole, delle tisane drenanti che possono aiutare alla fluidificazione. La famosa tisana al finocchio? Tisana al finocchio, anice stellato, zenzero, possono aiutare sicuramente alla fine di una cena, ma io sicuramente il 24 notte io nessuno. Dubito. No, io già ho comprato l'anice stellato, sì. Finocchio, sì. Tutti il cardomariano, cose... molto importante. Il cardomariano, ecco, molto quindi importante. È chiaro però che il cardo molto spesso è l'elemento della pastella. No, il cardo fa quindi evitiamo di confondere il cardomariano con la pastella. No, cardomariano in pastella. Esatto, sì, decisamente. Ma bere? Bere tanto? È molto importante perché l'acqua è fondamentale, costituisce la parte principale del nostro organismo, oltre il 60% del nostro organismo è formato da acqua. Acqua gassata o acqua naturale? Beh, vede, in questi casi io cerco di essere un attimino accondiscendente. L'acqua gassata non può far male, soprattutto se non è quella particolarmente gasata, che so, un'ottima Ferrarelle, un'ottima Lete, appunto perché faccio alcuni nomi perché non voglio fare pubblicità, ma insomma queste acque parzialmente effervescenti che anzi possono aiutare anche la digestione. Sicuramente non la Brio Blu rossa, no, o qualcosa del genere. Sicuramente no. E poi quindi domani abbiamo il nostro pranzo. Esatto. Poi sperando che il 26 sia per le gite fuori porta senza cibo. Ma, ma è difficile che ciò accada. Sì. E poi in genere in molte famiglie sempre della nostra città il 26 anche è un attimo per riciclare tutto gli ciò. Gli avanzi, esatto. È il giorno degli avanzi. Esatto, che già soprattutto per quanto riguarda le fritture gli avanzi diventano veramente deleteri per il nostro intestino. Quindi una buona... E prevenzione potrebbe essere anche quella di pensare alla cosiddetta disbiosi intestinale, integrando con del lattobacilli mirati che non sono la classica enterogermina. Cioè, noi fermenti lattici ecco, classici. No. Bisogna farsi consigliare chiaramente dai medici per poter, o comunque dai biologi, per potersi fare aiutare nella assunzione di questi lattobacilli che possono mitigare in qualche modo l'abuso contenitivo del cibo dentro il nostro intestino, che non bisogna dimenticare che lo smaltimento non avviene così sistematicamente in base a quello che introduciamo. Esatto, senza incorrere poi in quelle metodologie di lassativi. Brava. Assolutamente. Che molti poi adoperano pensando di risolvere i problemi. No, per nulla, no. Per nulla. Un po' di attività fisica, sì. Ma finite le nostre cene natalizie, abbiamo il Capodanno e le donne soprattutto abbiamo intenzione di entrare nei nostri tubini, ecco. Mm-hmm. Ma, reduci da quelle che sono le feste natalizie, magari qualche chilo, la cerniera, sì. La lampo non la fa andare su. Cosa dobbiamo fare? Vai tu. Allora, possiamo da subito rimetterci un pochettino al regime cercando di mangiare quello che può essere innanzitutto non quello che è rimasto dei giorni precedenti. Cioè non 2 chili in 3 giorni impossibile. No, è quasi impossibile effettivamente. Ecco. Però si può però rimediare c'è chi ci riesce. Parzialmente soprattutto sulla parte gonfiore, sulla parte liquida, che così aiuta a ridimensionare le forme. Esatto. Dicevo, cominciando con una colazione che non deve comprendere i residui appunto dei giorni precedenti, ma che può essere fatta con un tè, con una tisana drenante, accompagnata con del miele o con delle fette biscottate integrali, in modo da tenersi abbastanza leggeri con quel leggero carico di carboidrati la mattina. Ma qualche trattamento che ci possa, per esempio, velocemente far sgonfiare? Allora, come trattamento probabilmente non esiste la bacchetta magica, però un linfodrenaggio, una pressoterapia, un endermology, un endosphere possono aiutare logicamente a drenare questi liquidi, ma non si può perdere il grasso eventualmente in 2 giorni. È facile accumulare il grasso. È molto facile, è molto più facile che perderlo. È difficile toglierlo, sì. Ma invece, appunto, serata di Capodanno, vigilia di Capodanno, comunque vogliamo anche che il nostro viso risulti ben riposato, levigato, fresco. Un consiglio, dottore Damiani.
Beh, per quanto riguarda sicuramente il viso, che è l'elemento più importante la sera di Capodanno, il giorno di Capodanno. Cioè, io per esempio dico, voglio dormire con la mascherina ghiacciata intorno agli occhi. Ed è una cosa che funziona ancora bene, così come funzionano le classiche fette di patata, comunque, per evitare gli edemi delle palpebre. Okay. Senza esagerare. E cetriolo. Perché sono, e cetriolo, sì, e senza cetriolo. Esagerare, perché poi si possono creare delle lesioni a livello congiuntivale. Ecco, perché poi si fanno delle insalate, come dice il collega Alberto. Chiaramente una biorivitalizzazione aiuterebbe, associata ad una maschera iperidratante, a ringiovanire, fra virgolette, più che altro a dare un refreshing, ecco, per la notte di Capodanno, associata ad un buon trucco che, se opportunamente fatto, quindi più un camouflage che un trucco, può mettere in risalto le parti più fresche del viso e abolire magari qualche occhiaia di più. Ecco, o quella stanchezza che sul viso si accumula tra Natale e Capodanno. Per esempio, la mattina del 31 si potrebbe fare un peeling all'acido mandelico, ecco, esatto. Che è un peeling cosiddetto dal nostro professore, il papà, che ha fondato la medicina estetica in Italia e nel mondo, il professore Bartoletti padre, Carlo Alberto, diceva un peeling di luminosità, esatto. Molto leggero, molto superficiale. Mi prenoto. Che appunto dà questa sensazione di freschezza al viso, di luminosità, e volendo tira anche un pochettino su, di quell'effetto bellissimo. Leggermente liftante delle quindi no, non fare in questi giorni dei trattamenti invasivi, no? Assolutamente no, perché si potrebbe rischiare qualche danno collaterale che poi magari lui può cercare di rimediare. Però con l'anno nuovo dobbiamo prepararci alla, perché l'estate certo. Poi è alle esatto, porte. È alle porte, certo. Infatti l'anno nuovo è il preludio a ciò che sarà la primavera, e da noi, come ben sa, la primavera è quasi estate. Eh sì. E quindi si comincia ad esporre al sole il viso, il corpo, si comincia anche ad andare al mare, perché abbiamo delle belle giornate che possono essere da aprile a maggio sicuramente delle giornate quasi estive. Quindi bisogna cominciare un po' subito dopo Capodanno a preoccuparsi di quello che può essere il problema della linea, quindi della fisicità corporea, così come del viso, prepararsi a quello che può essere poi l'esagerato esporsi al sole, perché quindi, non bisogna dimenticare appunto il fotodanneggiamento, che è uno dei principali esatto. Motivi di invecchiamento, assolutamente sì, quindi una corretta protezione. Non possiamo fare tutto l'anno, no. Cioè fare i nostri trattamenti e poi stare 3 mesi sotto il sole, esatto. Negli orari più... Ricordando sempre le parole del nostro professore, ci diceva che l'uso della protezione solare per il viso deve essere come l'uso del dentifricio, cioè almeno 2-3 volte al giorno. Ecco. Esatto. Penso che sia infatti questo uno dei danni che poi magari causa maggiormente esattamente l'invecchiamento. Ed è uno dei nostri obiettivi, quello di cercare non di rimanere giovani a tutti i costi, ma di stare bene, in questo strumento che ci è stato donato. Esatto, esatto. Bisogna rispettare questo dono che la natura ci ha dato, che è il nostro corpo, evitare di portarlo all'esasperazione, o comunque nel momento in cui ci si rende conto che il nostro fisico ci sta dando dei segnali di allarme, iniziare a correggere ciò che è possibile, perché bisogna ricordarsi che, come diceva giustamente Giovanni prima, è la prevenzione che porta a un miglioramento della qualità della vita. La correzione è un atto che viene imposto dall'esterno per cercare di frenare ciò che possibilmente già è andato molto avanti. E poi lasciatemi sostenere che anche da dentro la serenità, il cercare di essere equilibrati, esatto. Ti può dare anche quella bellezza che magari cerchi di raggiungere anche in maniera posticcia. È vero, perché anche le metodiche come la meditazione, lo yoga o altre attività similari possono aiutare proprio la parte spirituale, cioè animistica del nostro corpo, che non bisogna dimenticare che comunque esiste. Non è un fatto di fede e religione. No. Stiamo parlando di spiritualità prima, corporea. Mente sana in corpore sano. Anche quindi, se dopodiché, una ricerca che dice che anche la semplice preghiera, per chi crede, quindi prega in una certa maniera, ha un potere terapeutico. È un mantra comunque, sì. Questo siamo d'accordo. E con queste belle parole, dottore Alberti,
rinnovando comunque i nostri consigli, quindi per le feste che sono proprio alle porte, di alimentazione, di cura del nostro corpo. Ci vogliamo a questo punto fare gli auguri di Buon Natale, di Buon Anno. Grazie anche a Cominciamo voi. A farli a lei. Grazie ai nostri ascoltatori. Facciamo ai nostri telespettatori, veramente auguriamo un Buon Natale, un Buon Anno. Mangiatevi il panettone però con serenità. E poi andando dal medico di medicina estetica. E poi dopo andremo a trovare i nostri amici medici per i loro consigli. Io vi ringrazio, vi consiglio di seguire la nostra pagina Facebook e il nostro sito ctsnotizie.it. Ancora buon Natale a tutti voi. Buon Natale, auguri. Buon Natale.